Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di mostrarvi le clip che ho girato durante l'ultima pescata legging, voglio rubarvi due minuti per rispondere alle principali domande appunto che riguardano questa disciplina e che comunque vi fate spesso sotto i commenti dei video su YouTube o magari sui social come Instagram e Facebook. Una delle domande che mi fate spesso è come mai non riesco a girare video di edging come quelli magari di light spinning in fiume oppure di rock fishing o comunque gli altri video che vengono fatti di giorno. Ovviamente ragazzi la risposta è semplice perché non avendo la luce non posso stare con le torce completamente accese all'infinito perché in primis si scaricherebbero dopo due orette e come seconda cosa sarei praticamente un faro mobile e dare fastidio non solo magari alle altre persone che stanno pescando ma a lungo andare anche alla pescata in sé per sé perché insomma tutta quella luce addosso sopra l'acqua darebbe comunque fastidio per certi versi. Spero che comunque l'upgrade delle torce che ne metto una in testa e una sul petto sopra la GoPro abbia migliorato la qualità delle immagini durante la fase di cattura, però per quanto riguarda i video di edging non sempre è possibile registrare al di fuori della ferrata magari dell'azione di recupero o a volte proprio la cattura solo. Questo ragazzi è un problema che a meno che non vado su un posto dove c'è molta luce artificiale intorno e magari proprio per quello il cefalopode si avvicina è un po' più difficile perché a volte davvero peschiamo in condizioni di poca luminosità e non è facile. Un'altra domanda che mi fate sempre invece è sull'upgrade che ho fatto a livello di attrezzatura di pesca. La canna è sempre la stessa, l'Emeraldas V, la versione della Daiwa, intorno ai 200 euro si aggira tipo. E ho fatto l'upgrade prendendo l'Emeraldas, il mulinello doppia manopola, devo dire davvero interessante, un mulinello 3000, molto bello. Con questo sono riuscito a colmare il gap che col mulinello più piccolo non avevo di lancio, perché un 3000, per quanto è distante, il primo anello dalla placca, penso che prima con un 2000 ero diciamo forse un po' sottodimensionato. Invece in questa maniera con 3000 la distanza tra la placca e l'anello è giusta e riesco a ottimizzare il lancio. E ho tolto il 4 capi e sono passato a un 8 capi, sempre Gebride 010. Questa è una prova che ho voluto fare ma ho visto che effettivamente cambia poco. Il trecciato taglia meglio l'acqua, ho qualche vantaggio nel lancio, però un 4 capi va bene uguale. Ultima domanda che mi fate spesso è se vi posso consigliare qualche altra marca o comunque qualche step inferiore, qualche starter, sempre per canne appunto e mulinelli per pescare edging. Allora, io come starter vi consiglio sempre l'Emeraldas LMB, la versione base che sta intorno ai 90-100 euro, oppure un'altra canna molto valida che nient'altro che la Nomura Izu che sta intorno agli 80 e è davvero eccezionale. Come mulinello, secondo me ragazzi, se avete un mulinello, un 3000, un 2005, un 2000, potete provare anche quello. Poi magari se vi piace più avanti potrete tranquillamente fare un upgrade. Queste erano le domande principali che mi fate e ci tenevo appunto a spiegarvele in qualche minuto prima del video. Ora ragazzi, spero di essere stato chiaro. Se avete qualche altra domanda potete farmela sempre nei commenti o magari nei social. Mi scrivete su Instagram e Facebook, cerco sempre di rispondere il prima possibile. Ora vi lascio il video, buona visione! Non è manco brutto. Faccio io, non ti preoccupare. Sì. Prima cattura. Pesca. Sto dietro il camera. Thank you.
Tienilo lì, tienilo lì, Ci sta dietro? No. Arrivo. Vieni qua. Recupera. Recuperalo, tesoro. Recuperalo. Di più, sono arrivata. Tira su sta canna. Tira su sta canna. Ci sei? Io ci so che sì. No. Brava. Guardate un bicciato, incredibile. Libralo, libralo. Togligli la cosa. Aspetta, 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 lo faccio io. Ferma, 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 lo faccio io. Lancia, corri, lancia. Corri, lancia. Brava, bello. Bello. Brava, brava. Sì, 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 pesca. Lancia, lancia, lancia. Lancia, forse è un branchetto. È piccolo, cioè è piccolo, è bello però. Eccolo, eccolo, sta qua sotto. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. L'ho visto, mi ha seguito. L'ho visto che mi ha seguito. Insisti, insisti. Siete entrato branco. Porco troia, questo è grosso. Guardate col pallo da dietro, eh. Dalla a me, dai, portami, dammi sto retino. Lo fai perdere, sì, no. Non lo muove. Bello cazzo. Sì, lancia, lancia. Bello. Bello. Sto bello davvero. Sbavato tutto. De lato, oh il filo, de lato, eh. Un attimo, io sto bilico, eh. De lato, mia posso morire perché appartenga la mano. Bravo. Che frappa che ha dato qua sotto. È carino, eh. Fallo vedere ai nostri amici.
fa l'amarozzo. Ma a me sembra una seppia. Una seppia è manco brutta. Lo vede? Ah dai, non è brutta, oh. Un po' me l'ho purgata bene. Porca troia. Bella. Bella, oh. Beh no, questa è una bella seppiotta, eh.